Queste sono le Brooks Glycerin 21, rappresentano la scarpa dall'ammortizzazione adulta. L'azienda di Seattle ha fatto miglioramenti incrementali, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 pesa 277 grammi, nella versione maschile 249, in quella femminile taglia US 8. Drop 10, 28 mm di intersuola, 18 mm nell'avampiede. In realtà poi questa scarpa bisogna aggiungerci 3 mm della suola, oltre alla soletta e al montaggio mi fanno fare esercizi matematici a cui non sono assolutamente adeguato. Di fatto, secondo me, questa scarpa è comunque paragonabile alle altre presenti sul mercato. Ci aggiungerei, dal mio punto di vista, un centimetro. Queste comunque sono le 10 cose che mi sono piaciute, quelle che avrei cambiato e soprattutto a chi è adatta questa scarpa. Ho utilizzato questa scarpa nelle ultime settimane per circa 146 km. Mi è stata fornita dall'azienda di Seattle per i test e nei prossimi giorni magari farò ulteriori recensioni Brooks. Queste comunque sono le cose che mi sono piaciute della scarpa stessa. Di queste Glycerin 21, che ne sono uscite in Italia tre modelli diversi, esiste la versione normale, quella che ho testato, anche la GTS, di cui vi parlerò alla fine della recensione. Inoltre c'è pure la Stealth Fit, che è quella senza cuciture, con una struttura fondamentalmente più avvolgente e della quale effettivamente molti podisti amatori mi chiedono, ma di fatto comunque la variazione non è così significativa rispetto invece a questo modello. Se amate una calzata più avvolgente, prendete la Stealth Fit. Rispetto al modello precedente, le Glycerin 20 sono quattro le cose cambiate. In primo luogo sicuramente l'altezza dal suolo, la quantità di intersuola è aumentata di 2 mm, cosa non trascurabile. Inoltre utilizza un battistrada in road tack, che secondo l'azienda di Seattle è più leggero e resistente, utilizzando un mix tra gomma e silice riciclata. Inoltre la tomaia è migliorata e infine paradossalmente il peso è rimasto lo stesso, cosa davvero apprezzata perché comunque ha un ottimo rapporto tra peso e ammortizzazione. Mi è piaciuta molto la tomaia, che utilizza un materiale setoso in knit che comunque permette al piede di essere davvero coccolato. Lo spazio nell'avampiede è assolutamente buono, la linguetta è molto paffuta e l'allacciatura è secondo me molto buona. Credo che la scarpa non si slacci nemmeno se siete distratti alla mattina presto. Ho amato anche i lacci, che sono assolutamente molto comodi e si allacciano in maniera molto semplice grazie a questa struttura dell'allacciatura. Non credo che si slaccino facilmente, d'altro canto però sono assolutamente lunghi e questa cosa potrebbe a qualcuno non piacere. A livello di tallone la struttura è assolutamente rigida, all'interno comunque un discreto salottino, il tallone non si piega, quindi per chi avesse problemi al calcagno probabilmente non è la soluzione ideale. D'altro canto la scarpa è molto stabile, anche garantita come vedremo tra poco dall'intersuola, ma la cosa che è secondo me molto interessante è il fatto che la conchiglia si estende lateralmente in maniera discreta, cosa che in combinazione con la base abbastanza larga, poi tutto è relativo, vi consente effettivamente di correre in maniera morbida ma adulta. Ho apprezzato poi gli elementi termosaldati laterali ed inoltre che la linguetta con il nastrino vi consente un bloccaggio del piede molto buono, la scarpa si inserisce abbastanza facilmente, la struttura non è a soffietto perché comunque è più tradizionale, marchio di fabbrica dell'azienda di Seattle. Uno degli aspetti più interessanti sicuramente è legato al fatto che utilizza l'intersuola DNA Loft versione 3, che era già presente nel modello precedente per la prima volta, modello 20. In questo caso, essendo aumentata di 2 mm, la sensazione è che questa scarpa offra una leggerezza, reattività, resistenza migliore rispetto al modello precedente, senza di fatto rinunciare al comfort e alla morbidezza. D'altro canto però sappiate che questa morbidezza è adulta, perché è una scarpa molto più stabile rispetto invece a quella di mescole dei competitors e quindi potrebbe qualcuno, confrontandola con quella di altre scarpe, ritenerla un po' più duretta, ma dal mio punto di vista apprezzo davvero tantissimo la stabilità e quindi questa mescola mi è piaciuta tanto, anche grazie al fatto appunto che sono state aumentate di 2 mm l'altezza da suola. E qui, come ho già detto all'inizio, chiariamoci che la scarpa non è soltanto di 28 mm di altezza, 28 mm la quantità di gomma presente nel tallone e quindi la sensazione, se appoggiate di tallone, è che la scarpa sia comunque molto morbida ma stabile.
Tra l'altro sarebbe molto morbido se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Il mio caniglio è molto contento quando le faccio e mi viene sempre a trovare. Ho amato tantissimo il battistrada che utilizza un mix di gomma e di silice riciclata. In questo caso non ha aumentato il peso della scarpa, ma dai miei test ho rilevato che è molto durevole e al tempo stesso facilita la transizione e soprattutto vi consente comunque una sensazione, se aumentate il passo, di velocità abbastanza interessante, cosa che in una scarpa invece di massima ammortizzazione questa sensazione non l'avrete. Ho amato la segmentazione che offre ulteriore stabilità e il fatto comunque che nei cambi di direzione questa scarpa ha un grip assolutamente perfetto. L'ho provata pure in Valle Olona con il fango e non ho avuto sensazioni negative. Secondo me è assolutamente molto durevole e vi consente comunque di correre in tutte le condizioni. Un altro aspetto assolutamente interessante è il fatto che la geometria di questa scarpa è abbastanza simile a quella delle Ghost Max. C'è una struttura a barchetta e soprattutto nell'avampiede la scarpa si piega in maniera semplice, quindi potreste in teoria correre anche molto velocemente di avampiede. Ho amato il fatto che la struttura del tallone sia comunque molto ampia, ma anche quella dell'avampiede, cosa che combinata con il battistrada assolutamente molto reattivo vi consente di cambiare ritmo e direzione in maniera molto molto semplice. A livello di peso del podista amatore secondo me adatta anche fino agli 85 kg grazie comunque all'ottima stabilità della scarpa stessa. Poi forse è meglio scegliere la GTS. Penso che possa essere raccomandata soprattutto se appoggiate di tallone, visto che comunque utilizza un drop di 10 mm, mentre per un appoggio di avampiede forse non la suggerirei, anche se comunque nelle corse lente della settimana, soprattutto del lunedì oppure dopo un allenamento di qualità, potrebbe essere una soluzione ideale perché comunque offre davvero stabilità. D'altro canto la versione precedente l'ho utilizzata per correre un lungo di 30 km, mentre in questo caso non ricordo di aver fatto una cosa del genere. Secondo me comunque potrebbe essere utilizzata per chi volesse correre dai 10 km nel parco, ma fino addirittura alle 2-3 ore di corsa, soprattutto se avete un appoggio di tallone. A livello di durata secondo me questa scarpa potrebbe portarvi fino agli 800 km, poi dipende anche dal ritmo a cui correte e dal vostro peso. Credo che la mescola sia una delle più durevoli presenti sul mercato, combinata con un battistrada eccezionale e una tomaia particolarmente durevole, secondo me potrebbe essere utilizzata per tutta la stagione. Poi è chiaro che il podista amatore cerca più di una scarpa, quindi questa potrebbe essere utilizzata sicuramente per tutto l'anno. Esiste poi anche un modello GTS Guide Rail che in pratica sono dei binari che permettono di correre in maniera molto efficace. La scarpa rispetto a questo modello è leggermente più dura, almeno a giudicare da quello che si vede sui siti americani. Parlano del 20-25%, inoltre è aumentata la quantità di battistrada nella parte interna dove il podista amatore tende a pronare. Magari tra qualche settimana farò anche di quella una recensione completa. D'altro canto questa Glycerin normale potrebbe essere adatta anche al podista amatore che avesse qualche problema di iperpronazione, sicuramente però la GTS è quella raccomandata da Brooks. Nell'introduzione parlavo di ammortizzazione adulta, secondo me questa scarpa comunque è neutra stabile, ma l'utilizzo di questa mescola azotata vi consente una stabilità comunque molto buona, grazie anche al fatto che esiste sulla parte posteriore un supporto e una conchiglia molto buona. D'altro canto non avrete la sensazione di appoggio sul cuscino, a meno che proprio appoggiate di tallone, sensazione che invece potreste trovare in altre scarpe di altri marchi, ma d'altro canto secondo me valuto molto positivamente il fatto che questa sia una delle più stabili presenti sul mercato e comunque potreste effettivamente sostituire la soletta con dei implantari personalizzati. Questa cosa è abbastanza facilitata proprio per il fatto che la scarpa ha una pianta abbastanza larga. A livello di ritmi ci sono tre considerazioni da fare. In primo luogo sicuramente la scarpa è pensata per correre lentamente, d'altro canto con questa mescola azotata potreste in effetti correre più velocemente rispetto a quello che invece si potrebbe fare con una scarpa un po' più accomodante. Ed infine il drop 10 di fatto predilige un appoggio di tallone,
e in tal caso la sensazione è molto positiva, io l'ho provata in pista, correndo anche abbastanza velocemente, si riesce assolutamente ad andare a ritmo maratona, poi ovviamente questa scarpa non è pensata per correre velocemente, però direi che la suggerisco dai ritmi da 7 al chilometro fino a 4.30-4.20, poi effettivamente ci sono delle soluzioni migliori anche in casa Brooks. Non sono chiaramente tutte rose e fiori dal mio punto di vista. Per il podista amatore, il fatto che la scarpa abbia un drop 10 potrebbe far pensare che sia utilizzabile soltanto da chi appoggia di tallone. La quantità di gomma nell'avampiede l'avrei aumentata. Secondo me, utilizzando questa mescola sulle Ghost Max sarebbe stata la combinazione perfetta. Credo che dopo l'ora di corsa, correndo di avampiede, forse avreste qualche problema, mentre se correte di tallone potreste utilizzarla anche assolutamente per 2, 3, 4 ore. Inoltre, ma questa è forse solo una questione personale, la scarpa si allaccia in maniera molto semplice, ma nel caso in cui vogliate un perfetto lockdown della scarpa stessa, la dovete stringere abbastanza forte e in tal caso i lacci sono veramente molto lunghi e restano un po' penzoloni, però chiaramente questa scarpa è pensata per correre, come già detto, lentamente, quindi non è necessario allacciare la scarpa molto molto stretta. In sintesi, penso che questa Glycerin 21 possa rappresentare una scarpa adatta al podista amatore di tutti i livelli. Per chi volesse iniziare e avesse magari qualche problema di stabilità, potrebbe essere una soluzione ideale, mentre per chi utilizzasse già altre scarpe per correre più velocemente, questa potrebbe essere la scarpa che stabilmente vi consente di correre gli allenamenti più lenti di recupero. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io come al solito vado a dar da mangiare il coniglio, che in realtà è qua sotto. Ciao, alla prossima.